Presso l'Università La Sapienza, alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia, si è svolta una tavola rotonda sul tema della scienza del camminare. Gli ospiti sono stati interrogati sul camminare come naturale e antico mezzo di spostamento e come pratica dell'arte, dell'architettura, dell'estetica e della conoscenza. Perché camminare? Per vedere il paesaggio in una maniera in cui raramente vedi dal treno, raramente vedi dalla macchina, tanto più da queste armature, queste scatolette nel quale ci costringiamo. E quindi camminare per, come si diceva anche, recitava il titolo, esperire il paesaggio, attraversarlo, per non essere trasportati, insomma, per attraversare attivamente con i mezzi che la natura ci ha dato il territorio. E invece camminare in città perché, vabbè, perché è ecologico, perché è economico, perché è bello, perché si possono, come diceva Careri, fare incontri inaspettati, perché è più economico da andare in palestra. Si dice che sia nella città che nella campagna la camminata stia tornando a svilupparsi tra i cittadini e i viaggiatori. Sempre più diffuso è il percorrere i tre pellegrinaggi storici verso Roma, Gerusalemme e Santiago, non soltanto da parte di assidui religiosi, ma anche come nuovo elemento di turismo culturale, dove non conta tanto la meta, ma piuttosto come raggiungerla. È stato fondato l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, che si occupa in particolare della Via Francigena, partendo da Canterbury in Inghilterra ed arriva attraverso la Francia fino a Roma. Quindi un messaggio ai giovani sarebbe Mettersi in cammino, perché credo che sia la cosa, una delle cose più belle che si possano fare, non solo per conoscere il paesaggio, per studiare, ma perché no, anche per riflettere e quindi pensare a se stessi anche. In questa scoperta c'è un'ansia della scoperta, nell'ansia della scoperta c'è una filosofia del camminare e nella filosofia del camminare c'è un pensiero. Non eliminare mai il pensiero di questa avventura della mente. Di fermarsi sulla tangenziale, accostare la macchina, scavalcare il guardrail e cominciare ad andare. Avere il coraggio di scavalcare un muro, magari attraversare una proprietà privata, trovare un buco nella rete, seguire degli indizi e cercare di andare lì dove pensava che non sarebbe mai andato. Camminando lungo questi tracciati storici permette di riscoprire innanzitutto la propria storia e poi comunque di progettare anche il futuro, senz'altro. Camminare potrebbe essere un mezzo per il futuro? Sì, soprattutto, vabbè, ora c'è anche da considerare che tipo in Finlandia, mi pare, stiano fondando questa città nuova che si chiama Jampokionik, insomma il nome probabilmente la pronuncia è sbagliata, però sarà fatta proprio a misura di pedone e di bicicletta. E quindi Auge stesso lo dice, vabbè, Auge ha scritto ora di recente un elogio della bicicletta, comunque dei mezzi, insomma, a impatto proprio zero, quindi bici e gambe, camminate.